Grande inaugurazione ieri sera all'Arena dell'Etna del Carnevale Siciliano di Adrano. Tutto in grande stile con lo spettacolo della band Los Deseos e del DJ set subito dopo. Massima sicurezza, stand con beverage e cibo di qualità e tanto entusiasmo. Un cartellone ricco che vede quasi un mese di eventi per gli adraniti e non. Intanto ringraziamo tutti quelli che hanno permesso di poter fare di meglio e di poter fare bene affinché la gente si possa divertire, come hai detto bene tu, in sicurezza e con grande serenità. Abbiamo allestito questa discoteca che serve anche da balera, abbiamo allestito l'area relax per chi vuole venire a passare qualche ora diversa, è un cartellone che in un mese riusciamo a raggiungere tutte quelle persone che amano il canto, che amano il ballo, che amano tutto quello che c'è di positivo, che amano il teatro con i nostri ciclopi. Siamo veramente contenti per quello che abbiamo fatto. Magari le dicerie all'apertura nel discorso è stato quello che il Carnevale di Adrano, ci sono altre priorità. Diceva che altre priorità sono state espletate. Gli adraniti e il territorio, il Carnevale se lo meritano. Ma noi facciamo gli amministratori da tanti anni. Abbiamo la responsabilità di fare le cose per bene e se non avessimo la coscienza a posto è chiaro che non potevamo presentarci alla città con diciamo balli e canti. Prima abbiamo fatto quelle che sono le infrastrutture importanti, hanno lasciato una città alla deriva e abbiamo portato finanziamenti per 60 milioni di euro tra PNRR e il nuovo programma delle aree interne. Abbiamo investito per il 2023 3 milioni e mezzo di euro sui servizi sociali per le persone che hanno bisogno, per i diversamente abili. Stiamo riuscendo a spendere circa 1,5 milioni di euro per rattoppare tutte quelle strade che erano assolutamente distrutte. Stiamo combattendo gli sporcaccioni sui rifiuti e stiamo rivedendo anche il progetto del contratto che abbiamo ereditato sulla pubblica illuminazione. Non stiamo un minuto fermi, ma questo non significa che guardando alle cose importanti dobbiamo assolutamente tralasciare quello di cui la gente ha anche bisogno. Dove sarebbero state tutte queste persone questa sera? Dove sarebbero andate? Cosa avrebbero fatto? Meglio Adrano, meglio questo luogo meraviglioso della nostra città. Vedo che c'è anche tanto entusiasmo attorno all'organizzazione. E sono loro i protagonisti, sono loro quelli che hanno lavorato, che lavorano e che naturalmente ci danno la possibilità di fare qualcosa di buono come abbiamo fatto fino ad ora. Quindi sono molto contento.